Siamo a Napoli, sulla tomba del Leopardi, sommo poeta marchigiano, del quale in questa sede voglio rievocare telegraficamente due concetti filosofici fondamentali che attraversano l'intera sua opera, tanto i canti quanto le operette morali. E questi due concetti riguardano in primo luogo la messa in discussione radicale e soprattutto formidabile per l'epoca in cui vive Leopardi del mito del progresso, come lo chiameremmo oggi, la falsa idea che l'umana specie proceda automaticamente de claritate in claritate. Leopardi fa valere un dubbio radicale su questa, intorno a questa concezione, prospetta una visione differente della storicità. In secondo luogo, l'altro plesso teorico che voglio evocare in maniera celere e impressionistica riguarda l'orientamento non teleologico della natura, ossia il fatto che la natura, lungi dall'essere benigna e finalisticamente orientata, secondo la dottrina aristotelica, è qualcosa di intrinsecamente indifferente alle umane sorti, come emerge da molteplici passaggi dell'opera leopardiana, dei quali voglio ricordare uno, il Bruto minore. Di fronte alla strage di esseri umani, la luna è del tutto indifferente sul campo di battaglia, non curandosi dell'umana sofferenza.